Andiamo ancora avanti e invito la dottoressa Sofia Cingolani a prendere posto vicino a me. Qua torniamo nelle Marche, archeologa, funzionaria della Direzione Regionale Musei delle Marche, dirige il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno, l'area archeologica di Urb Salvia e il Museo dei Cingoli. Sono particolarmente contenta anche della presenza della dottoressa Cingolani, tra l'altro ci siamo salutate questa mattina e ho già promesso una visita al museo che ancora non ho visto ma che insomma vorrò vedere il prima possibile. E poi la dottoressa Cingolani ci parlerà appunto del Museo archeologico di Ascoli Piceno, prime strategie per la comunicazione e il miglioramento dell'accessibilità. Ecco, sul tema dell'accessibilità, un tema molto sensibile, insomma noi ci stiamo lavorando al museo, finalmente il museo nostro, il museo è accessibile, purtroppo non è la biblioteca, ma approfitto anche per salutare ancora l'architetto Carlo, insomma faremo in modo che entro poco tempo sia anche la biblioteca sia finalmente accessibile. Lascio la parola alla dottoressa Cingolani. Intanto ringrazio per l'invitazione Brunella Paolini, Chiara De Pino per l'invito. Non sono così parole di circostanza, ma veramente sentite, perché nel momento in cui mi è arrivato questo invito, diciamo, ho pensato, beh, qualcosina, con molta difficoltà, evidentemente qualcosa di buono. Insomma, siamo usciti fuori in qualche modo, in maniera forse più o meno rocambolesca, soprattutto nelle fasi iniziali, però ce l'abbiamo fatta. Quindi grazie ancora. Ora, gli oggetti e i reperti che conserviamo all'interno dei nostri musei parlano molti linguaggi. Sono linguaggi, però, per lo più, come sappiamo, frammentari, sono linguaggi disorganici e il nostro ruolo deve essere in qualche modo quello di tradurle, rendere comprensibili a tutti questi messaggi. I supporti che noi possiamo utilizzare sono i più svariati. Ora vi faccio ascoltare, speriamo, parte di questo podcast. Ehi, cos'è questo drago? Grazie.
quali stiamo lavorando, ed è neanche prima, è troppo lungo, andrà rielaborato e accorciato, però avevo piacere di farvelo ascoltare in anticipo, che poi la Foretta rivelerà in realtà di essere un pasticcio ottocentesco, e dunque appunto rivelerà ai visitatori il fatto che quando la restauratrice ha proceduto alla pulitura, eccetera, si è accorta che di fatto solo il suo orlo era l'orlo di una foretta da pesce, ma che in realtà nell'Ottocento avevano provveduto a ricomporla utilizzando frammenti di varie anfore. Ecco, questo è solo uno dei tanti linguaggi probabilmente che possiamo far parlare ai nostri figli, ai nostri oggetti. E quando io sono arrivata al Museo di Ascoli nel 2020, ho trovato una situazione particolare, tanto un museo delle grosse potenzialità, ma al tempo stesso un museo affitto di alcune gravi criticità. La prima di queste era il fatto che il museo era chiuso per due terzi, cioè due delle tre sezioni visitabili, sezione preistorica ancora in corso di allestimento, sezione romana e sezione picena, due delle tre erano chiuse. Poi l'altro aspetto critico era il fatto che il museo non avesse minimamente, diciamo, non si avesse una visione complessiva, un progetto, un obiettivo. Poi, complice la pandemia, che è scoppiata di lì proprio a qualche giorno, ho potuto un po' fermarmi a riflettere su cosa dovevamo essere, su chi fossero i nostri interlocutori. Intanto, in prima battuta, naturalmente volevamo essere aperti, e volevamo essere aperti nel senso più ampio del termine, aperti con le nostre collezioni, nei nostri portoni, appunto aperti, un museo aperto veramente a tutti. Come si può di fatto pensare di essere aperti per tutti se non lavorando, avendo intanto come focus principale proprio il nostro pubblico, e poi lavorando sull'accessibilità, che non è solo l'accessibilità fisica, ma anche l'accessibilità psicocognitiva, l'accessibilità culturale, e utilizzando lo strumento comunicativo, i vari strumenti comunicativi, come mezzo principale per farlo. Ci siamo quindi intanto concentrati sulla risoluzione delle problematiche fisiche, quelle più urgenti ed evidenti, che non sono solo evidentemente cercare di far sì che il museo non abbia barriere e ostacoli fisici, o che non ci siano o si risolvano i dislivelli, ma sono anche quelle caratterizzate dalla difficoltà che noi possiamo avere nella lettura di un testo, perché i caratteri sono troppo piccoli, perché sono sovrascritti a delle immagini lo rendono insomma difficilmente leggibile, e così via, creando quindi una situazione di maggiore agio per il visitatore. Abbiamo fin da subito, con la progettazione della sezione romana, deciso per esempio di utilizzare il font Easy Reading, che è un font ad alta leggibilità, specificamente rivolto a coloro che hanno problemi di dislessia, ma che di fatto rende più agevole la lettura di un testo a tutti. Tutti noi, se facciamo un attimo mente locale, ci saremo trovati nelle condizioni di disagio date da qualcosa di poco accessibile, perché non serve avere una disabilità grave, basta semplicemente visitare il museo con, non so, delle stampelle perché hanno avuto una distorsione, oppure con gli occhiali e quindi mi devo magari avvicinare troppo alla didascalia. Anche questa è poca accessibilità. Come pure, perché no, pensare a far riposare i nostri visitatori che percorrevano i tre piani del museo a Palazzo Panichi senza potersi un momento sedere per riprendere il fiato.
siamo occupati dell'accessibilità invece dal punto di vista sensoriale, in particolare ci siamo rivolti, diciamo così, in prima battuta ai non vedenti o agli ipovedenti, e ora stiamo anche lavorando sui video IS, ma ecco, abbiamo diciamo progettato l'intera sezione partendo proprio dall'idea di voler parlare a tutti. Ora vedete che sulle, queste sono le didascalie della sezione romana, e ci tengo a precisare che il braille soprascritto non va a tradurre la, diciamo, il contenuto testuale della didascalia, ma offre un racconto parallelo per coloro che, appunto, per i non vedenti, che entrano, percorrono le sale e possono leggere tattilmente appunto in un racconto fluido e certamente abbastanza inutile offrire in braille una descrizione puntuale degli oggetti all'interno, all'interno delle vetrine. Come pure abbiamo realizzato delle riproduzioni tattili di alcuni degli oggetti esposti, vabbè, dei fogli di sala, di sala in braille. Queste nostre attività hanno avuto un grosso riscontro in ambito cittadino in particolare. Abbiamo avuto fin da subito il supporto di stakeholders per noi importanti, che soprattutto l'Unione Italiana CEPI, sezione diaspora di Scemo, che si è messa a nostra, insomma, tra virgolette, disposizione, con i quali abbiamo collaborato a lungo anche organizzando delle serate, delle attività. E poi altro nostro problema, qui diciamo in qualche modo usciamo dall'ambito più specificamente dell'accessibilità, ma sì, quello di renderci riconoscibili. Noi siamo Piazza Arlinguo, quindi una delle principali piazze della città di Ascoli, una piazza molto transitata, una piazza molto frequentata dai turisti, ma il museo risultava, oggi un po' meno, ma ancora sì, completamente invisibile. E abbiamo lavorato quindi sulla creazione di una identità visiva. Allora, intanto abbiamo lavorato sul restauro architettonico della facciata del palazzo, Palazzo Panichi, e lavorando anche proprio dal punto di vista cromatico al riaccordare il colore con quello degli, dei palazzi cinquecenteschi che prospettavano sulla piazza. E poi abbiamo, appunto, vi dicevo, lavorato sulla creazione di un'identità visiva a partire dal logo, per poi proseguire con una targa che abbiamo messo. Installeremo probabilmente anche delle vele, quella sarà, diciamo, l'ultima spiaggia, poi non so, suonerò dei gong fuori dal portone per, ecco, l'identità visiva. Questi sono i manifesti che abbiamo realizzato per l'inaugurazione della sezione romana, che è stata lo scorso maggio, ma di fatto ritroviamo questa cifra stilistica poi anche all'interno del museo stesso. Uno dei tanti problemi del museo è una grossa difformità dal punto di vista allestitivo. Stiamo cercando di lavorare su questo, e abbiamo cominciato a lavorare, e anche questo è un aspetto dell'accessibilità, sull'orientamento. Orientamento che è spaziale, naturalmente, perché è estremamente disagevole anche in questo caso entrare in un posto e non sapere esattamente dove si deve andare, per cui abbiamo realizzato una serie di totem, abbiamo realizzato planimetrie dove, ecco, qui questi sono, sono i tre colori sostanzialmente che contrassegnano le tre sezioni del museo, e sono planimetrie anche tattili, e sono planimetrie scaricabili anche dal nostro sito internet, un sito, anche questo, diciamo, volto, cioè, o con particolare attenzione all'accessibilità, perché abbiamo deciso di consentire a tutti i visitatori di avere modo di prepararsi, tra virgolette, alla visita, sapendo in qualche modo quelle che sono le condizioni che andrà a trovare all'interno del museo, che cosa potrà visitare, se ci sono a disposizione supporti, quali, e potete poi scaricare una serie di documenti, le piante del museo, ma anche volendo degli approfondimenti
approfondimenti specifici. L'orientamento è anche naturalmente un orientamento temporale, non solo spaziale, quindi dare al visitatore un contesto cronologico entro il quale si sta muovendo, e poi dopo la visita, nell'ultima proprio sala dell'ultima sezione, il pannello che abbiamo voluto intitolare Passeggio per Ascoli del museo all'aria aperta, con una piantina che invita insomma, a visitare la città con tutte le sue emergenze. Ancora, accessibilità è quella dei contenuti, abbiamo evitato il più possibile di cadere nella trappola della autoreferenzialità, diciamo così, cercando di realizzare dei testi il più possibile semplici, prevedendo naturalmente la doppia lingua, ma appunto fraseggi semplici, spiegazioni dei termini tecnici, semplici, non semplicistici, quindi non abbiamo voluto rinunciare all'utilizzo, per esempio, della, so, la parola straniera, so, schifos, però magari poi si spiega che cos'è lo schifos, l'uso dei paragrafi, dei bold per cercare di focalizzare insomma l'attenzione. E diciamo, in assoluto abbiamo voluto non sommergere i nostri visitatori di nozioni, cercando invece in qualche modo di attrarli e di incuriosirli il più possibile. Altro aspetto sul quale ci siamo soffermati, quello di rafforzare la consapevolezza del valore del bene per la collettività e lavorare sul senso di responsabilità dei cittadini nei confronti del proprio patrimonio culturale. Lì sulla destra, vedete, abbiamo un'epigrafe che è stata scritta sul territorio anni fa, ed è stata rinvenuta l'epigrafe così, con questi graffiti. L'epigrafe è stata restaurata, è stata ripulita, però abbiamo pensato appunto fosse importante dare documento, insomma, di quello che era stato, citando poi il passo proprio della Convenzione di Faro, che appunto ci ricorda come chiunque da solo collettivamente sia responsabile di fatto del patrimonio. Vado veloce perché credo. No, vado lento. Sono due screenshot di un virtual tour che abbiamo elaborato, che sarà presto visibile nel sito internet, che, come raccontavo prima, qualcuno purtroppo era andato online ma è stato hackerato, quindi abbiamo dovuto subito richiuderlo, sì, per due volte, sì, sì. Così. E dunque al momento è offline, però in tutto questo c'è appunto un piccolo tour virtuale. Piccolo nel senso che il tour non riguarda tutto il museo, ma solo un paio di sale, proprio perché non volevamo dare un po' tutto così subito, insomma, a creare un po' di attesa. La cosa che è possibile fare, intanto quando appunto si arriva col tour davanti alla facciata del museo, è vedere riposizionato il pregio pittorico cinquecentesco che ornava la facciata, che ora è invece conservato dagli anni 60 del secolo scorso all'interno delle sale espositive. Il lavoro sullo storytelling ve l'ho in parte anticipato. Ecco, l'altra cosa che abbiamo fatto all'interno invece dei percorsi è quello di lavorare molto sulle immagini, utilizzando una serie di foto ad alta definizione per mostrare, diciamo, i reperti da prospettive insolite, mostrare particolari che a occhio nudo il visitatore non vedrebbe o sul quale non si soffermerebbe. Questo pannello, di cui vediamo solo, diciamo, la parte superiore, ha la foto di questo ago crinale di pochi centimetri, sì, più o meno, la cui parte sommitale è in osso, con questo volto maschile che a occhio nudo è sostanzialmente invisibile, insomma, e quindi
ecco, in qualche modo risveglia un po' il visitatore che percorrendo le sale tende un po' al stupore, in qualche modo, anche perché noi non abbiamo elementi forti che attraggano in maniera se c'è qualcosa, ma insomma, e dunque ogni tanto il visitatore va risvegliato. Queste sono le nostre ghiande missili. E anche qui abbiamo voluto intervallare i pannelli che sono solo pannelli di testo, questi pannelli molto colorati, in cui in questo caso per esempio traduciamo alcuni dei motti che appunto sono presenti sulle nostre ghiande, sono motti spesso anche divertenti, insomma abbiamo tralasciato i più volgari, colpisci Pompeo, oppure eccoti il male, il nemico e così via, sono tutti motti ricordati. Ecco, questa è una rapidissima carrellata di alcune delle sale del museo. Questa invece è una foto di una sala della sezione Picena, per dire come appunto quando prima parlavo di grossa disomogeneità dal punto di vista allestitivo, abbiamo proprio una grossa frammentazione. E sulla sezione Picena lavoreremo in ultimo, al momento siamo invece lavorando sulla sezione preistorica. Questo è uno screenshot del progetto di allestimento che speriamo nel corso del prossimo anno, insomma, di fare qualche passo in avanti, però ecco, richiama la cifra, diciamo così, di immagine stilistica che abbiamo utilizzato nella sezione romana. Oh, per quanto riguarda, vado a conclusione, i social, diciamo che noi siamo molto attivi, molto più di quello che ci potremmo permettere, se vogliamo, sia dal punto di vista del personale, perché abbiamo una sola persona che si occupa dei social, ma che non si occupa unicamente di quello, ma di molto, moltissimo altro, non ultimo i servizi educativi, sono tutti sulle sue spalle, quindi, ecco. E diciamo che il museo era attivo già prima della pandemia, poi la pandemia, come per tutti, è stato il momento in cui abbiamo segnato una linea, ci siamo resi conto di quelle che erano appunto delle criticità anche da questo punto di vista. Noi ci siamo accorti che quasi non avevamo foto degli oggetti, cioè foto buone, insomma, foto delle vecchie, foto di archivio, per cui i primi momenti, quando si è trattato di lavorare sui social, dicevo sì, ma come? Io non ho foto, non ho niente, quindi abbiamo immediatamente chiaramente provveduto, stiamo facendo campagne su campagne di digitalizzazione, stiamo andando avanti. Beh, le rubriche naturalmente rispecchiano un po' quella che è la nostra filosofia, la nostra missione, perciò sono le più sbagliate e ora non sto neanche a, insomma, a citarle. E poi naturalmente un aspetto, un'attenzione particolare ai bambini che frequentano moltissimo il nostro museo, sia quindi una serie di attività laboratoriali, sia rafforzate in qualche modo appunto anche qui dall'aspetto social, perciò sui social diciamo, cose da scaricare di vario genere, poi ci sarà una sezione apposita anche nel sito dove appunto si potrà scaricare il memo, scaricare il gioco dell'oca, insomma, e quant'altro. Vabbè. E ai bambini abbiamo dedicato invece all'interno del tour virtuale anche una caccia al tesoro, una sorta di caccia al tesoro, accompagnati da questa mascotte, Pico, che è tra l'altro stato ideato e disegnato da una nostra nuovissima assunta AFAB, che ci ha insomma, proprio regalato questa cosa, per cui sono molto contenta, insomma, di farla vedere. E c'è Pico che accompagna i bambini ponendo loro una serie di così di quesiti e di domande. Ecco, e credo di essere così. Allora. Grazie anche alla Sofia Cingolani per questa interessantissima carrellata, questa passeggiata della luce.
all'interno del suo museo archeologico. È interessante anche questo, diciamo, equilibrio tra il fatto e quello che ancora invece c'è da fare, no? Perché tanto uno di noi sa perfettamente cosa è riuscito a concludere invece che cosa deve iniziare. È bello anche la diversità di linguaggi, da cominciare nei podcast, che è uno delle, infatti, dei nostri prossimi pensieri, forse ci stiamo già iniziando a pensare, quindi anche il dottor Arturo, vabbè, e poi la nota dolente sul personale, ma su questo, visto che c'è questo bel clima sereno, non vado, non dico altro, perché siamo tutti perfettamente consapevoli di quella che è la situazione. Allora, l'intervento successivo è il programma di Ilaria Melanzoni, che però per problemi suoi personali non potrà essere presente, verrà rappresentato dal collega Diego Boldolini, che abbiamo incontrato già ieri, direttore dell'archeologico di Ancona, però per dovere di informazione, anche piacere di informazione, comunque presento anche Ilaria, che non c'è, che è appunto archeologa, dei 10 anni funzionaria della sovrintendenza delle Marche, affianca l'impegno sul territorio marchigiano la direzione dell'area archeologica del Teatro Romano di Gubbio. Oltre a numerosi incarichi territoriali, è stata responsabile della nascita dei social della sovrintendenza, che segue tuttora in prima persona. Il suo testo e il suo intervento, infatti, si intitola Comunicare i beni culturali. Approfitto anche della presenza del collega Bottolini per inviare i nostri saluti anche di pronta guarigione alla dottoressa Benazzoni. È la parola alla dottoressa. Buongiorno, come ha già anticipato Nella, la dottoressa Nanzoni, per causa di forza maggiore non può essere presente, ma fedele alla propria mission istituzionale ha comunque preparato l'intervento e mi ha chiesto di poter leggere ciò che lei ha preparato. Anzitutto desidero ringraziare l'ente Olivieri che ci ospita e la collega Chiara Del Pino per aver organizzato questo convegno e per avermi invitato a parlare del tema della comunicazione e dei beni culturali. Anche se questa richiesta mi ha messo parzialmente in imbarazzo, perché in effetti non sarei una comunicatrice, bensì un'archeologa. Dunque, questo intervento non ha un intento professorale, ma vuole semplicemente condividere con voi colleghi alcuni esempi pratici nel campo della comunicazione, al quale mi sono inizialmente approcciata da totale autodidatta. Quasi casualmente mi sono trovata, ormai da alcuni anni, a dover gestire 2 pagine social, sia per la sovrintendenza sia per un museo. Dapprima mi sono trovata a dover gestire la pagina della sovrintendenza dal 2017 in modo abbastanza semplice, ovvero non c'era nessun altro in ufficio disposto a ricoprire questo ruolo. Ed è vero. E questo è stato il motivo principale per cui sono stata scelta. A parte gli scherzi, la volontà di aprire la pagina come sovrintendenza archeologia delle arti e paesaggio delle Marche, come si chiamava all'epoca, nasce proprio dalla necessità di trasparenza nei confronti dei cittadini. Quindi, senza voler fare una lezione di diritto amministrativo, sicuramente bisogna fare almeno un cenno alla legge che è stata il caposaldo della svolta della pubblica amministrazione verso una maggiore trasparenza, cioè la legge 241 del 90, sul procedimento amministrativo e successivamente anche la legge 150 del 2000, disciplina dell'attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, che fra l'altro istituisce ad esempio l'URP, l'Ufficio di Relazione al Pubblico. La peculiarità dell'attività comunicativa per un ente pubblico sono ben chiare già dall'inizio del testo normativo, che sarebbe luogo leggere almeno a livello di scalcio. All'articolo 1,4, nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela e riservatezza dei dati personali in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica organizzativa, la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. E al comma 5, le attività di informazione e di comunicazione sono in particolare finalizzate a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione, illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, favorire l'accesso ai servizi pubblici promuovendone la conoscenza, promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, favorire processi interni di semplificazione delle procedure,
e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi. Promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. È evidente che quel poco che occorre sottolineare è che negli ultimi 30 anni c'è stata una vera e propria rivoluzione all'interno della pubblica amministrazione, verso una sempre maggiore trasparenza e chiarezza nei confronti dei cittadini. Quindi l'esigenza di aprire almeno un canale social rispondeva proprio alla volontà di trasformare un ufficio che dal cittadino spesso viene percepito come nebuloso, se non addirittura respingente, in una realtà non solo trasparente ma perfino dialogante, ovvero una vera e propria casa di cristallo. In particolare, questa esigenza è emersa con l'occasione del terremoto, il sisma 2016, in cui si è visto molto chiaramente che la cittadinanza veniva informata mezzo stampa, ma sulle testate giornalistiche non compariva pressoché mai il punto di vista del nostro ufficio. E quindi dapprima timidamente, poi in modo sempre più sicuro, abbiamo incominciato a raccontare ai cittadini quello che la sovrintendenza e il CCR, Unità di Crisi e Coordinamento Regionale, stavano facendo sul territorio sia riguardo ai sopralluoghi, sia riguardo alla rimozione delle macerie, sia in merito alla messa in sicurezza dei beni mobili. Naturalmente questo ha comportato anche il dover affrontare alcune polemiche, perché aprendo un canale diretto, non filtrato con la cittadinanza, si stabilisce un vero e proprio spazio di confronto, di solito un aspetto che viene sempre visto con certa diffidenza dai colleghi e anche dai dirigenti, che ovviamente a volte è anche difficile da gestire, ma che secondo me assolutamente è parte imprescindibile del lavoro comunicativo all'interno di un'amministrazione pubblica. E porto due esempi. Di Arquata del Tronto, per esempio di Arquata del Tronto, nella quale la sovrintendenza metteva parte la cittadinanza delle attività in corso, ma è chiaro che aprendo il canale diretto col cittadino, poi ci si espone necessariamente alla polemica, che è quello che stava scrivendo la dottoressa Lenzi. Successivamente siamo passati a usare i canali social per illustrare l'attività anche ordinaria della sovrintendenza e quindi la didattica, gli stavi in concessione, la teologia preventiva, l'attività di recupero di beni provento di reato da parte dei colleghi del nucleo tutela del patrimonio culturale dei carabinieri e più in generale appunto le attività di scavo. A questo proposito mi chiedo interamente questo posto sugli scavi di Sirolo e sul recupero, perché è stato il post campione di interazioni e visualizzazioni da quando è stata aperta la pagina sovrintendenza. Infatti ha raggiunto più di 130.000 visualizzazioni. E adesso parliamo a Stefano Finocchi, da parte di ieri. Un altro aspetto che occorre sottolineare è che una buona comunicazione non è fatta solo dai social, ma anche se spesso siamo portati a enfatizzare soprattutto canali come Facebook o Instagram, va fatta spesso anche sui mezzi più tradizionali, nell'intento di raggiungere tutte le fasce di cittadinanza. Di conseguenza abbiamo realizzato nel corso degli anni alcune collaborazioni con la RAI, e in particolare con la testata regionale delle Marche. Torno su PowerPoint. Qua è possibile vedere un post che promuoveva una serie di puntate fatte in collaborazione con TGR Marche dal titolo Gioielli dal passato, messe in onda a dicembre 2018 e poi rilanciate sui canali social. Un po' macchinoso, ma ce la facciamo. Eccolo. Che era una serie di clip sul patrimonio archeologico marchigiano, realizzate dai funzionari della sovrintendenza, fra i quali anche Chiara del Pino. Oppure, per esempio, sulla carta stampata, infatti abbiamo una collaborazione aperta con soprattutto la stampa specialistica di settore, le riviste divulgative come Archeo, oppure il Giornale dell'Arte. No. Questa è dopo. Altra collaborazione che ci ha consentito di fare un salto in avanti come ufficio è stata la collaborazione con ANSA Marche e che ha permesso di far arrivare i nostri contenuti anche a livello extra-regionale. Un esempio è stato proprio quello di Sirolo, in cui il lancio è stato fatto da ANSA Marche e grazie a questo lancio la notizia è stata intercettata dall'ufficio stampa del Ministero ed è rimbalzata poi sulle testate nazionali.
Solo per puntualizzare da un punto di vista dello stile comunicativo, faccio notare che volutamente il tono di voce utilizzato per la comunicazione della sovrintendenza, come si può vedere dai post, che si occupa quasi solamente di Utera, è un tono comunicativo molto neutro e il più possibile quasi impersonale. Nella seconda parte della presentazione, velocemente, vorrei solo raccontare l'altra pagina che attualmente sto gestendo per la direzione regionale Musei Umbria, in qualità di direttrice del Teatro Romano di Umbria, ovvero l'omonima pagina Facebook e Instagram. Come si può vedere, ho messo alcuni memes. E già da qui è possibile vedere che è un tipo di comunicazione molto diversa, molto più informale e particolarmente su Facebook mirata a provocare delle reazioni nell'utente, proprio perché, come noto, Facebook è una piattaforma che premia soprattutto le interazioni, a differenza di Instagram dove contano le visualizzazioni. Dunque i contenuti sono pensati per cercare di promuovere una reazione tra i destinatari, producendo, si spera, un'interazione con la pagina. Un like, o meglio ancora una condivisione, oppure un commento. La prima fase di questa operazione è consistita nella semplice osservazione e analisi del contesto in cui è inserito il teatro, Romano di Umbria. È stato da subito piuttosto evidente che c'era proprio una mancanza di identificazione con il monumento. In effetti è piuttosto indicativo che, quando si arriva a Umbria, la prima indicazione che si trova è un cartello all'ingresso con scritto «La più bella città medievale». Quindi c'è un'identificazione molto forte tra la Gubbio attuale e la Gubbio medievale, mentre il teatro romano è piuttosto concepito come un monumento che fa quasi da sfondo, ma non crea un'identità culturale. Addirittura comunemente viene definito anfiteatro. Queste osservazioni sono state la base per impostare la prima comunicazione, che era mirata a creare un nuovo sguardo, una nuova attenzione, anche in materia bonariamente irriverente, nei confronti di questo monumento. Quindi i primi due meme sono proprio esemplificativi di questo. Successivamente, sempre con il medesimo tono scherzoso, abbiamo iniziato una sorta di querelle per finte prese in giro, tra il Teatro Romano e il Palazzo Ducale di Umbria, che è anch'esso un museo statale, anche se con numeri nettamente superiori ai nostri. Qua i meme sono ispirati uno agli europei di calcio, l'altro alla campagna elettorale di Berlusconi a Presidente della Repubblica. Nella terza e ultima per ora fase stiamo cercando di ampliare l'audience, organizzando piccole sfide con altri musei fuori regione. L'ispirazione spesso proviene dai fatti che succedono quotidianamente e che diventano trending topics, argomenti di tendenza. In autunno, ad esempio, abbiamo postato alcuni meme che facevano il verso alla campagna elettorale, si spiega sempre, non essendo licenziati. Ve ne presentiamo tre. Uno sulla falsa riga della campagna del PD, l'altro dei 5 Stelle e l'altro dei Fratelli d'Italia. Un altro esempio è la campagna sui rave party, nata spontaneamente grazie a un post pubblicato dal Museo Archeologico Nazionale di Venezia, che vorrei ringraziare assieme a tutti gli altri musei con i quali interagiamo quotidianamente. Nel posto è visibile l'Ara Grimani, un altare di epoca prima imperiale, in cui a basso rilievo sono rappresentati un satiro e una menade. Quindi il posto si regge sul parallelo rave party piazza Spartico. Da questa uscita si sono generati numerosi contenuti spontanei, fra cui il nostro, in cui abbiamo fatto da rimbalzo pubblicando un sisto miniaturistico in bronzo esposto presso l'antiquario del teatro, con il testo: questo è un messaggio in codice per quei musei che, in segreto, stanno organizzando dei rave party con mena dei satiri. Noi portiamo la musica. Ripetiamo, noi portiamo la musica. A seguire, la didascalia, più tecnica del pezzo, sistro, strumento a percussione, miniaturistico in bronzo, proveniente dalla tomba 177 della necropoli della Vittorina di Gubbio, secondo secolo d.C. Lo strumento, dotato di 4 asticelle a sezione circolare, è sormontato da un piccolissimo quadrupede semisdraiato, probabilmente un cagnolino. Molti altri musei hanno poi arricchito questa challenge, come ad esempio Villa Bernasconi e il Museo Archeologico Nazionale di Ravenna, ma facendo una ricerca su Facebook probabilmente se ne troveranno molti altri. Appare evidente, in conclusione, che le due esperienze comunicative sono fra loro molto diverse,
che rispecchiano le due diverse finalità, giuridiche e amministrative, prima ancora che comunicative, che hanno assunto i due uffici, sovrintendenza e direzione regionale musei, con le cosiddette riforme Franceschini. L'una volta quasi esclusivamente alla tutela, l'altra improntata alla valorizzazione delle proprie collezioni. L'ultima immagine. Non è mia, ma è stata presa dal profilo di Riccardo Pierrone, che seguo quasi come fosse un muro, e che serve a metterci in guardia da questa dimensione physical, in cui viviamo e lavoriamo, metaphysical e metadigital, dal fatto che sì, i social sono uno strumento utile e anche divertente, ma occorre cammino in parallelo con la realtà. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per non essere presente con voi, e ringrazio poi me a tutti. Ringraziamo il dottor Del Piego che insomma ha dato voce a Ilaria e comunque malgrado insomma qualche imprevisto comunque siamo riusciti a vedere il grande lavoro che viene fatto anche sui social e chiaramente con tutte anche le riflessioni che poi vengono anche chiaramente relative a questo utilizzo di uno strumento che ormai è diventato imprescindibile ma che comunque dobbiamo anche saper usare, saper calibrare chiaramente, giustamente. Detto questo, invito Carlotta Caruso, la nostra ultima insomma, relatrice di queste due giornate, archeologa specializzata in epigrafia latina, lavora presso il Museo Nazionale Romano, ha i contributi di stampo prettamente scientifico affiancato negli ultimi anni la pubblicazione di una serie di opere rivolte ai ragazzi e a un pubblico non specialista, quindi direi che concludiamo proprio un po' con i temi di cui abbiamo tanto parlato in questi due giorni. È responsabile in particolare dell'innovativa comunicazione a tema epigrafico del Museo Nazionale Romano, i cui testi sono stati da poco pubblicati nel volume 101 Storie svelate della DM Editore. Il suo intervento è dalla pietra alla carta, passando dai social, narrare le epigrafi del Museo Nazionale Romano. Mi sono già bruciata l'immagine. Allora, comincio anche io sperando di rappresentare il lucis in fondo delle due giornate, con i ringraziamenti all'ente che ci ospita, a Chiara che ci ha dato l'occasione di confrontarci. Soprattutto la cosa più bella in questi casi è che ci troviamo a parlare di cose, di problemi di cui ciascuno ha esperienza diretta ed è anche molto importante vedere come abbiamo supplito quello che abbiamo fatto, come affrontiamo. Io lavoro appunto al Museo Nazionale Romano, che è fratello del Museo di Villa Giulia, infatti sono nati insieme, sono dovremmo dire dei gemelli separati, ognuno ha la sua vita, ma imparentati. E il Museo Nazionale Romano oggi è costituito però da quattro sedi e non vi parlo delle sedi, ma vi concentro l'attenzione direttamente sul Museo della Comunicazione Scritta dei Romani che si trova in Termini di Poliziano. Lo chiamiamo volutamente dal 2010 Museo della Comunicazione Scritta, non più Museo di Grafico, perché nel 2009 ormai è diventato, si è storicizzato anche l'intervento di rinnovamento. Nel 2009 abbiamo iniziato il processo, che in realtà ancora non si è concluso, che forse non si concluderà, di rinnovamento del Museo Epigrafico, che ha segnato la riapertura del Museo Nazionale Romano nel 2000, quando, a seguito di una chiusura ventennale più o meno, è stato appunto riaperto al pubblico e nella sede delle Terme di Poliziano ha riaperto questo grandioso museo con un patrimonio immenso, uno dei più importanti del mondo. Però noi sappiamo che le iscrizioni a volte hanno questo effetto. Questa è un'iscrizione importantissima, è la Basanska Plocha, che pronuncio anche male, perché è un'iscrizione croata, è la prima iscrizione del popolo croato, è un'iscrizione fondamentale, ma è uno dei tanti esempi che abbiamo per farvi capire come a volte, e qualcuno di voi non è un archeologo, quindi di epigrafi non si intende, però la percezione che il visitatore ha quando si trova di fronte a un'iscrizione. Ma che cos'è? Peraltro l'iscrizione esibe un paradosso terribile perché è uno strumento di comunicazione, è nato per comunicare, invece poveretto non riesce a farlo. E tra l'altro comunica spesso la storia di persone. Stamattina ho ascoltato
penso, rielaboro, stanotte ho cambiato i miei colleghi il PowerPoint, aggiungi, togli, perché ovviamente ciascuno di noi ha dato delle suggestioni. E immaginate che appunto già non comunicano, già creano questo effetto di estraniamento, spesso sono state risposte così e quindi la cosa è veramente terribile. Quindi che cosa abbiamo fatto? Noi come museo nel corso degli anni abbiamo lavorato, non so se funziona, avevo visto un'animazione di questa meravigliosa immagine, la colonna Antique di Jean-Jacques Lampé, dove vedete una turista che osserva una colonna e la cosa notevole è, vediamo se funziona, che Sampé ha immaginato che la turista, guardando la colonna, immagini non soltanto il tempio a cui la colonna apparteneva, ma nella sua mente costruisca una storia popolata di persone. Perché noi, soprattutto i grafisti, e stamattina se ne è parlato tanto delle persone, vogliamo dare voce alle persone che hanno scelto di farsi rappresentare da poche parole, perché le parole costano, come in un libro per bambini, La fabbrica delle parole, dove ogni parola ha un valore economico. Le parole che sono iscritte sulle iscrizioni hanno un costo e quindi spesso si deve fare economia. Allora, per poter far sì che anche i nostri visitatori arrivino a questo processo anche in autonomia, abbiamo proceduto nel corso del tempo su più fronti. Ovviamente, proprio perché parliamo di musei e di riallestimenti, vi racconto brevemente anche cosa abbiamo fatto nel museo, perché anche questo fa parte di questo processo che poi ha portato al libro. questa è la prima sala, che è una delle cose che ci è riuscita meglio. Chi scrive, cosa si scrive, come si scrive, l'essenziale. Quando entro in un museo epigrafico, già non conosco la parola epigrafico, epigrafe è difficile, iscrizione nel mondo moderno fa riferimento a un'altra cosa, quindi abbiamo fatto una cosa bellissima, che questa immagine fa sempre ridere quando la faccio vedere, perché prima la sala era costituita da pannelli, dentro teche e da reperti. E una persona è stata incaricata per 5 mesi di seguire i visitatori. Oggi queste cose si fanno nei beacon, mi è stato detto tante volte, però nel 2009 i beacon non c'erano e quindi c'era questa persona che si aggirava per le sale del museo cercando di non farsi notare, prendendo nota degli spostamenti, studiando il comportamento dei visitatori, valutando il tempo di permanenza, le opere più viste. Quindi questo ci ha aiutato in un processo di revisione del museo che ha portato, come si diceva ieri, a sopprimere la bulimia e quindi togliere reperti, togliere o semplificare e poi lavorare sul linguaggio. Quindi da una cosa dei soliti classici numeretti che sono angosciantissimi, con le didascalie di carta, un linguaggio più elevato, tecniche, scrittorie e materiali, siamo arrivati semplicemente a come si scrive con delle didascalie semplici, brevi e moltissimi video muti, fatti con semplici cornici di che sono veramente a impatto basso, sono fatte per stare accese tante ore al giorno e quindi non si rompono, non sono sensibili. Certo, arrivano a fine vita e dopo 10 anni vanno sostituite perché si spengono e a quel punto non c'è niente da fare. Quindi bisogna investire quei 200 euro che costa una cornice digitale per farle funzionare di nuovo. Vi faccio vedere brevemente appunto in sala in cui abbiamo tolto, abbiamo messo in risalto dei pezzi con dei video parlanti o muti. Abbiamo creato, questo lo volevo far vedere anche perché se ne parlava ieri, dei supporti per i pezzi che hanno la didascalia integrata e anche un disegno, il canzino per esempio. Quindi la cosa fondamentale è stato sempre cercare di mettere la didascalia vicino al pezzo in modo che il visitatore non debba fare lo sforzo, il visitatore è già sovrastimolato, non sa dove guardare, non sa ricollegare, invece in questa maniera un processo almeno si semplifica, trovare la didascalia, leggere e sapere a cosa si riferisce. L'altro esempio invece è una delle dedizioni, Le maledizioni di Anna Perenna, che appunto ha una sezione specifica nel museo, illeggibili perché scritte con caratteri volutamente piccoli, illeggibili, magici, di cui è stata data una didascalia ragionata e un disegno. Altra cosa, perché spesso gli epigrafisti fanno delle ricostruzioni, questa è la lastra sepolcrale dello storico Tacito. Certo, se io leggo Ito, riuscire a capire come ho fatto tutto il processo non è semplice.
semplice. E anche in quel caso vedete una didascalia ragionata, come diceva la collega di Ascoli Piceno, abbiamo ragionato sui testi, sulla grandezza, qui addirittura abbiamo usato, perché abbiamo usato il rosso, che non è stato felicissimo perché rende difficile, però volevamo fare qualche cosa. E anche in quel caso tutti i termini sono sempre stati spiegati, anche perché quell'iscrizione è lì e non un'altra, visto che l'abbiamo selezionata a causa di quel determinato termine. Non vi tedio con le numerose attività del servizio educativo, che però appunto si è rinnovato a seguito della riforma, e oltre a lavorare con le scuole, che è diciamo proprio con le scuole di adulti, ha messo in atto una serie di attività per bambini molto piccoli, a partire dai 18 ai 36 mesi, un laboratorio specifico che facevo proprio io in prima persona insieme a una collega, perché ovviamente un bambino di 18 mesi, un anno e mezzo, due anni, un bambino che si muove autonomamente, corre, e che può, tra l'altro i bambini oggi anche al nido imparano almeno a distinguere la lettera del loro nome, e quindi è stato molto divertente sempre da riconoscere: tu come ti chiami? Flavio, dov'è la F? Non pensiamo che questo fa sì che questi bambini di un anno e mezzo escano con delle competenze acquisite, ma escono con un'esperienza, il museo deve servire anche a fare un'esperienza, e soprattutto l'esperienza di non essere considerato quel visitatore fastidioso che fa rumore, che tocca, che sporca. Noi facciamo anche toccare le cose, e sono sotto la nostra sorveglianza, i bambini toccano perché apprendono col tatto. E qui vedete altri bambini che fanno e interpretano le iscrizioni, le prime due sono due gladiatrici e gli altri invece raffigurano la famiglia che si trova sul rilievo. Le iscrizioni non sono state escluse nemmeno dai nostri progetti speciali per persone con disabilità cognitiva, come in questo caso vedete sto lavorando con una ragazza che ha le cuffie perché non sopporta i rumori, o con il progetto del museo per l'ospedale scuola che a seguito del Covid è stato sospeso, cioè noi portiamo con la nostra valigina a quei bambini ospedalizzati nel reparto di oncologia pediatrica, degenza o dei hospital, portiamo dei reperti, li facciamo con la scuola in ospedale, quei bambini che non fanno la gita scolastica, è il museo che va a fargli fare la gita scolastica, e quindi anche in questo caso vedete i bambini lavorano con i materiali. Prima del Covid, prima del lockdown, le iscrizioni erano presenti sui nostri social con un atteggiamento, un tono di voce non serio, ma un po' diciamo più tradizionale secondo i nostri canoni. Col lockdown abbiamo sentito veramente l'ansia di non avere più la possibilità di essere vicini ai nostri visitatori, noi facciamo veramente tantissime attività, e quindi abbiamo proposto contenuti soprattutto alle famiglie con bambini che stavano chiuse in casa per ore, e spesso i genitori non sono abituati a stare così tante ore con i loro bambini, quindi hanno anche difficoltà a proporre attività. E poi soprattutto abbiamo iniziato a raccontare storie. Ora ve ne leggo una perché sennò non si capisce, tanto sono molto brevi, ma se no però faccio anche una cosa che finalmente devo fare. Queste le trovate sui nostri canali social, però ve ne leggo una, così avete un'idea di che cosa facciamo, perché non tutti ci seguono, e da oggi invece comincerete, ovviamente. Betis Terminale scamminava veloce, voleva arrivare il prima possibile. Quel giorno, Claudio successe a sua moglie, avrebbe compiuto 50 anni e lui doveva celebrare nel migliore dei modi. Quando si erano sposati 20 anni prima, si erano divertiti a immaginare il loro futuro, e Claudia gli aveva elencato i doni che avrebbe voluto ricevere nelle ricorrenze più importanti: una collana bianca per i suoi 20 anni, una blu per i 30 e una rossa per i 40. Non era andata oltre per scaramanzia. Se dovessi vivere fino a 50 anni, toccherà a te scegliere il colore, gli aveva detto ridendo, e lui aveva promesso. Aveva ancora il viso fresco, pieno di lentiggini, i capelli arruffati. Accese le lanterne e cominciò a stendere con cura la sua coperta preferita, bianca, con quelle piccole frange che si intrecciavano sempre. Poi tirò fuori dal paniere i piatti e i calici che aveva portato con sé e imbandì la tavola. E anche gli altri. Sarebbero andati avanti fino a tanta notte, ma Bettius non voleva rinunciare a quel silenzioso momento di intimità per loro due soli. Versò del vino nel suo calice e da lì ne fece volare un po' nella cavità circolare dell'infinibilum, restando a guardare il liquido che scivolava nei tre fiorellini e tre lacrime di lei.
Poi ho preso un piccolo sacchetto di seta bianca. La mia promessa, mormorai un soffio, prima che la voce disincriasse del tutto. La collana di piccole pietre verdi si allungò delicatamente sulla superficie fredda e inerte del marmo che chiudeva la tomba, ma a pezzo si parve comunque di sentire la voce divertita di Claudia che gridava «Verde, come i prati di primavera!». Un rumore alle sue spalle lo fece trasalire e lo riportò alla realtà. Le sorelle di Claudia erano arrivate. Il banchetto in memoria di sua moglie aveva inizio. Ora, l'idea di questi racconti è, questo è diciamo quello che in qualche maniera esemplifica meglio, la narrazione è il più potente strumento che l'uomo ha inventato per la trasmissione di contenuti e allo stesso tempo la lettura di un'esperienza, di un racconto è in realtà un'esperienza surrogata. Le neuroscienze ci insegnano che si attivano le stesse aree del cervello in chi legge un'esperienza di chi le vive. Quindi l'insistenza sui colori, il calore, tutta una serie di gli odori quando è possibile, sono finalizzate all'idea di far vivere un'esperienza surrogata che in qualche maniera ci mette in contatto con le persone che si trovano dietro a quelle poche parole. L'iscrizione è rivista, non è che dica molto, sono soltanto i nomi e l'ho scelta di questa iscrizione perché l'infundibulum che è inserito nel testo è un elemento specifico che avremmo potuto anche spiegare in modo serio e asettico, ma che così invece inserito nella narrazione diventa un elemento che si capisce, che si contestualizza, quindi con questo processo sarà più facile ricordarlo e riconoscerlo successivamente. Quindi diciamo l'idea è quella dell'appropriazione. Peraltro appunto la narrazione è talmente importante che persino nelle tribù del Botswana che vivono in diciamo su cui sono stati condotti degli studi per assimilarle alle nostre società preistoriche, intorno al fuoco la sera queste tribù non parlano più di attività e cose da fare, ma si raccontano storie, perché le storie servono appunto a veicolare contenuti. Quindi appunto come sono costruite queste storie sono molto brevi, vengono pubblicate sui nostri canali social ormai dal marzo 2020, devono rimanere nei limiti delle 2200 battute spazi inclusi di Instagram, e quindi è pochissimo, però e quindi per scriverli ovviamente ci vuole anche l'accortezza di riuscire a scegliere cosa è troppo, cosa è troppo poco perché possano rimanere. Infatti Facebook che è meno cattivo perché non pone limiti, se faceste il confronto vedreste che ogni tanto c'è qualche parola in più, un aggettivo in più, un avverbio in più. Peraltro questa storia che ho appena letto è una storia che è comparsa il 2 novembre dell'anno scorso, mi sono divertita anche a fare il confronto, a riprendere l'argomento della commemorazione dei defunti con un post più classico, con delle notazioni più classiche e facendo il confronto tra i commenti, le interazioni e le cosiddette prestazioni del post, i risultati sono di una lunga più alti con la parte più con la parte narrativa. Ovviamente la parte narrativa comprende una serie di elementi che non ci sono, che sono di pura fantasia, la collana verde, il compleanno, non c'è niente di tutto ciò, ma questa narrazione è strumentale a far capire qualche cosa del mondo antico. Ognuna di queste storie ha l'ambizione di voler lasciare in chi la legge un elemento antiquario, quindi la narrazione in realtà è un pretesto e serve, è finalizzato a. E nelle storie abbiamo poi, come vedete, cercato sempre di mantenere gli schemi che applicavamo nel museo, quindi la rielaborazione anche con quello che è una piccola attività. Piedino dispettoso diventa il sigillo oppure la siringa di Scirtus. Vi metto alcuni dei commenti perché ovviamente i commenti sono la lettura dei commenti, delle interazioni, la valutazione, sono fondamentali, ne ho scelti alcuni che mi sembravano più interessanti. Come si fa a far vivere la storia raccontando storie? C'è poi molto spesso chi ringrazia perché riceve chiavi di lettura, chiavi di comprensione, inventando delle storie plausibili, oppure anche l'idea con cui ho iniziato a scrivere queste storie era quella di mantenere una vicinanza, un legame, e i visitatori virtuali, i nostri follower
stessi hanno detto più di una volta, ci fate sentire vicini a queste persone che sono vissute migliaia di anni fa, le avete fatte ritornare persone. Un altro elemento fondamentale è la creazione di immagini mentali. Mi sono molto divertita quando ho letto Grazio, ho visto un film in 30 secondi di lettura. Creare, aiutare il visitatore a ricostruire la scena della colonna antica di San Pedro è veramente molto importante, perché la creazione di un'immagine mentale è un processo al solito non passivo, la lettura non è passiva, anche se siamo seduti, in realtà il nostro cervello fa un sacco di cose, e nel momento in cui abbiamo fatto lo sforzo di creare un'immagine mentale la ricorderemo. Emozionare non significa necessariamente farli commuovere, significa anche strapparli un sorriso, farli divertire, comunque creare un'emozione. La possibilità di interazione che i social offrono fa sì che i follower possano fare domande, quindi noi rispondiamo e diamo ulteriori approfondimenti. E poi appunto la cosa carina sono le poche perplessità che sono state espresse. Una non sono riuscita a recuperarla perché si faceva riferimento da qualche altra parte a queste lale storielle, queste cretine che pubblica il Museo Nazionale Romano. Però in realtà rispetto a quello che ci aspettavamo, cioè la possibilità che il pubblico, soprattutto degli addetti ai lavori, si mostrasse diffidente, non si è poi così tanto. Anche in questo caso chi scrive, mi chiedo se sia corretto avvicinare la gente al mondo dell'archeologia romanzando, inventando, ma noi abbiamo già quello che il reperto stesso ci dice. La cosa carina è che noi abbiamo risposto, ma soprattutto hanno risposto gli altri utenti dicendo, spiegando, quindi facendo anche le nostre veci e quindi spiegando in qualche modo qual era il senso di questa operazione. Si è creata poi un'aspettativa per cui queste storie di solito nascono il sabato, questo sabato no perché dovevamo dare la priorità a una cosa che è una mostra, lo so, infatti in genere non succede, e addirittura ci hanno scritto Veronica a luglio, ci ha scritto una mail su Messenger dicendo l'ultima storia avete pubblicato il 23 luglio, il 30 luglio e il 6 agosto, perché non le fate più? Quindi è un appuntamento con l'epigrafia, come ha scritto Silvio Orlandi nella prefazione, e anche il modo in cui siamo arrivati alla pubblicazione, che ci hanno chiesto gli stessi utenti, è stato grazie ai social. Ci ha scritto questo editore, la DL Editore, sono già nel nostro bookshop, perché non ne facciamo un libro? Quindi siamo riusciti effettivamente con i fondi del servizio educativo del museo a creare ad arrivare a questa pubblicazione. La pubblicazione appunto l'avete già vista, come il mio secondo figlio, esatto, così facciamo lo spot. L'abbiamo presentato già in occasione del convegno di biografia greca latina di Bordeaux, che si è tenuto lo scorso settembre, sempre col libro. Poi questa era la prima apparizione, non sapete quanto ho aspettato di poterlo fare. C'è il libro, c'è! E il libro come è costituito? Raccoglie le stesse storie che sono state pubblicate con alcuni aggiustamenti, ma c'è anche tutto un corredo che su Facebook non riusciamo a fare perché a volte ce lo chiedono, soprattutto ha la trascrizione che già c'è, la traduzione è una traduzione molto semplice, che è forse stata la cosa più difficile, perché tradurre in modo molto semplice significa anche sacrificare un po' la forma italiana, però significa anche dare la possibilità, cercare di mantenere la corrispondenza tra la posizione della parola latina e quella italiana, in modo che si possa fare questo processo con facilità, e poi le informazioni, la provenienza, la datazione, e in fondo c'è il repertorio con il riferimento alle principali opere. È già uscita una recensione molto carina sul sito geografica Versilonensis, in cui si dice appunto che la cosa bella di avere il libro è che finalmente il libro, rispetto alla connessione, è un valore aggiunto, tant'è che vi faccio vedere questa cosa molto, molto bella che mi hanno raccontato, un amico mi ha raccontato, cioè il regalo di Natale che ha fatto ai suoi amici e parenti il 24 dicembre, li ha trascinati per una passeggiata per Roma, attribuendo a ciascuno dei suoi amici un personaggio delle iscrizioni, in modo tale che da leggere tutti insieme il libro, riconoscendosi in un personaggio e in un altro. Si tratta di persone che non sono archeologhe, sono persone di varia provenienza, chi ha avuto questa idea è un astrofisico, e quindi sono
tramite questo stratagemma, e sono persone che non si sarebbero interessate alle biografie e che invece hanno passato un Natale diverso con dei personaggi vissuti migliaia di anni fa, sulle quali effettivamente io ho costruito delle storie di fantasia, ma con lo scopo veramente importante di avvicinarci, sentirci parte di un unico organismo. E chiudo con questa meravigliosa immagine che assicuro non l'ha scritto, in questo momento non l'ha scritto uno dei miei parenti, ma uno dei nostri affezionati follower, che ringrazio per la fiducia e grazie anche a voi per avermi ascoltato.